Eccomi qua, ragazzi. Scusate il ritardo. Ciao, dov'era lui? Mi dica. Oh, Dio. Che dite, ragazzotti? Oppa. Ciao, Dave! Grandissimo. Io capisco sempre bene gli orari delle live. Guarda, oggi ero in dubbio se l'avessi fatta oppure no, perché era tra oggi e domani pomeriggio, però fortunatamente sono tornata presto da Roma e quindi niente, eccomi qua, ho detto dai, facciamo sta super live. Così domani finisco di fare le valigie. Pensavo se stasera non potevo esserci. No, no, stasera no, non c'ho una cena anche domani. Grande Jackie, buongiorno, mitico, come stai? Allora, fatemi levare un po' tutti questi cavoli di drugari. Che prima o poi, forse un giorno dipingerò. No, scherzo, devo farli assolutissimamente. Ora, quando torno dalla settimana bianca, devo fare tipo una mega chiusa. Quindi, diciamo che vi sorbirete qualche live con drugari. Però, diciamo che possiamo sfruttarla sempre per il metodo come dipingere una commissione veloce. E bene. Allora. Quest'altri. Oppla. Grande Darsh, grandissimo Fabri, come stai? È un botto. Beh, sto facendo varie prove col nuovo set Chimera. Ah, interessante, interessante. Interessantissimo. Jackie, ma l'hai mai provato i colori Green Stuff? Mamma mia, sono pazzeschi, sono veramente pazzeschi. Almeno il set dei rossi, secondo me, è equiparabile al rosso chimera, lo sai? Che dici, Fabri? Oppla. Allora. Oggi ragazzi facciamo la nostra Super Rider, così finalmente l'appoggiamo sopra il nostro tigrotto che va a prendere. Eccoci qua. Allora, il nostro tigrottino, come sempre, è prontissimo. Quindi gli manca solo il cavaliere. Allora, sono affogato del lavoro da troppo, non dipingo da troppo tempo e mi manca. Mannaggia, la miseria, mi dispiace un sacco quando è così. Poi soprattutto quando comunque vuoi dipingere, hai la voglia, ma non hai il tempo, è bruttissimo. Allora. A parte che lei la possiamo mettere tipo pure a cavaciccio qua così. No, vabbè, scherzo. La mettiamo così. Ok. Questo lo apriamo. Almeno sbirci te e me lo faccio bastare. Va bene, dai, va bene. Ok. Allora, questo. Poi. Allora, dobbiamo passare il primer. Lo passiamo ad aerografo. Veloce, veloce, tanto ormai mi sono impratichita, quindi abbiamo più timore dell'aerografo, ragazzi. Ok. Dovrebbe bastare. Un po' di thinner. E poi andiamo a mescolare. Stasera ho un corso di pittura con la mia associazione. Ma dai, lo tieni tu, figata pazzesca. Madonna, regà, stavo per ripassare il primer sulla tigre. Meno male mi sono fermata.
Eh sì, siamo già alla terza serata, ma che figo. Basta, anche noi venire pure io. Un giorno riuscirò a realizzare il mio sogno e ad aprire un bar nerd qui a Roma. Ok, lei è pronta. Ospite, no, no, io faccio la gnorri, faccio finta di saper dipingere. Faccio finta di saper dipingere. Anzi, mi porto qualche miniatura da battaglia. E le risate. Faccio tipo brutal di dry brush, cose così. Sì. Anzi, poi dopo zitta zitta mi vado a fare un super metallo non metallo. Faccio maestra Elwi, va bene così. Abbiamo una montagna di minis di Runeworth. Comunque sì, dopo glielo dico a lui, eh. Dico, senti, lunedì a ritorno, passiamo per Padova. Ma stavo pensando una cosa fighissima, ma se tipo coincidono gli orari e ci facessimo tipo un pranzo insieme? Dungeon Dice, sito di giochi da tavolo, ce ne ha regalato un botto. Ma dai, che figo. Fagiana sarebbe fighissima. Vabbè, sì, per ridere, no? E tipo su YouTube fanno un sacco di video tipo dei violinisti che in realtà sono professionisti, però fanno finta di essere delle seghe e prendono lezioni, no? E poi dopo a un certo punto iniziano a suonare da Dio e l'insegnante rimane tipo: che cazzo? È divertente. Oppure come gli stuntman che fanno gli esami, no, delle patenti di guida e fanno finta di non saper guidare e poi a un certo punto si mettono lì e si mettono su due ruote e quell'altro che si caga sotto, bellissimo, mi ammazza le risate per queste cose. Pranzo sarebbe fighissimo. Ok, dai. Quanto ci vuole Cortina Padova? Ora guardo. Ora guardo subito. Oppla. 2 ore scarse, ammazza così poco. Che spettacolo. Lunedì mattina anche meno. Allora, Cortina da un pezzo, posizione attuale. No, facciamo da Cortina a Padova. A Padova. Vediamo. Ok, passando sempre per Treviso, 2 orette. Perfetto. Quindi se noi tipo usciamo alle 10, 11, 11, 12, 13, sì. Se partiamo verso le 10, 10 e mezza, perfetto. Figo. Dai, dai, ma io lo propongo. Dico, senti, io di fare pranzo a Padova con Elu. Prego. Glielo proporrò. Poi ovviamente ci dobbiamo fare una foto. Così facciamo rosicare Giaga. Fighissimo! Allora, vediamo di posizionare bene le luci. Fuoco al centro. Ah, devo mettere, lo sapete cosa? Devo mettere. Giusto. Devo mettere una palette.
Torniamo a noi. Oh, perfetto. Ok, pronti. Prontissimi. Facciamo la stories. Così facciamo venire un pochino più di gente per chi non ha la notifica, almeno ci segue. Ho 10 messaggi qui da leggere. Però. Boomerang! Oh yeah! Tagliamo i nostri mitici Artisan Guild. Mettiamo live on Twitch. Bank, bank, bank. Perché laghi? Su, su, su. Tristezza, perché lagga? Live on Twitch. Niente, non gli va di caricare le GIF, noi mettiamo tipo questa. Live on Twitch. Perfetto. Pronti. Allora. Partiamo dall'incarnato. Userò i green stuff. Così gli mandiamo qualche fotina, se no mi cazziano. Allora. Elven Flash mi piace, l'Ivory Tusk mi piace, il Pale Flash ci potrebbe stare. Mi serve un rossiccio tipo Redwood. Sì. E va bene così. Ok, usiamo questi. Questi qua. Super Shaker. Shakeriamo, shakeriamo. Base. Ivory. Un vaniglia. Vaniglia della scale. Tappino amato, sempre due goccette. Opla. Allora, pronti. Pennellino, è il nostro uno. Windsor. Iniziamo, ragazzi. Allora, io partirei dal Pale, anzi no, scusatemi, dall'Elven Skin, che è un Cadian Flash, quindi un incarnato, diciamo, un po' di rossino, quindi simil Bugman's Glow, li conosciamo, e via. Andiamo ad applicarla ovunque. Comando, layer sottili, strati sottili, meglio più strati sottili che uno spesso, perché così siamo agevolati quando dobbiamo andare a sfumare sopra, ok? Questo perché? Perché il colore si assorbe in maniera differente. Se il nostro strato è spesso, assorbirà tantissimo male, era grumosa. Se invece è sottile e uniforme, assorbirà il giusto. Ok?
Una rompiscatole che lo ripeto sempre. Uno dei 10 comandamenti. Anzi, ora devo ricordarmi di proporre l'esercizio di Kid Buu. E sì, su Twitch, state su Instagram. Dobbiamo lasciare macchie scure. Quando? Quindi aspettiamo un attimo che si asciughi, intanto continuiamo ad andare avanti, poi quando si è asciugato per bene ripassiamo. Yo Patrick! Good thing to get here early to see the whole process. Such a busy week. Nice. Yes, I've just started. We're painting the rider for the Smilodon. So this mini is completed. Sì, la faccio pallida. Facciamo vichingazza. Infatti possiamo dire che questo sarà, diciamo, la tonalità della nostra ombra quasi. Potremmo aggiungere magari un po' di viola dopo, in seguito, però sì. Anche perché poi dopo la basetta gliela voglio fare sulla neve, quindi. E la pantera abbiamo fatto con riflessi sul blu, perché appunto deve avere una winter ambience. Quindi anche lei dovrà avere un po' qualche riflesso turchese. Adesso la studiamo. Perché non sono partita dall'underpainting, e quindi adesso ce la studiamo piano piano. Aggiungere in un secondo momento il glaze sul celestino. Ormai è primavera, infatti facciamo l'ultima che viene in settimana bianca con me. Questa ci portiamo via tutte le mini invernali. Ma secondo te, per la barba rossa del nano, ha senso partire dal viola? Che rossi hai? Perché se hai dei rossi tipo il Mephiston che ha un po' di blu dentro, allora sì, ce la fai. Però se hai un rosso che dentro c'ha il marrone invece del blu, è un po' rognosetto. Quelli del set Green Stafford. Ma io ti direi. Sì, parti dal viola, però mettici già una punta di rosso. Perché sennò è un po' rognosetto. Poi dopo per schiarirlo, devi andarci proprio di toppa rossa per farlo vedere.
Altrimenti puoi fare come me, come ho fatto la veste della mandragora. Praticamente sono partita con il cutthroat red, che è quello più scuro. Ok, questo qua. Poi ci ho messo un po' di le prime luci con Hellfire's Red. Ok. E dopo sono andata a mettere le ombre con il viola. Quindi diciamo che come base sono partita da quello lì. Se usi quelli GSV ti conviene. Perché sennò ci metti veramente un po' prima di arrivare. Di arrivare al rosso. Perché assorbono tanto, assorbono bene quando sfumano. Quindi te lo mangia quel violetto, capito? Grande Sara, e non gli è partito il meme. Aspetta. Niente, mi dimentico. Sono pessima. Che ci racconti, Super Sara? Ho visto che ci hai proposto qualcosa su TV e Series, dopo mi vado a leggere. Ora siamo a 5, sì, divorato. Questa volta da guardare, non come l'altro. Ok. No, mi si sta sciogliendo tutto il colore, vabbè. Si è impappato tutto. Ormai questi colori quando prendono il via, ragazzi, sulla palette, sappiate, possono bloccare. Iniziano a seguire un percorso, basta, li ritrovi ovunque. Oggi invece facciamo un bel incarnato femminile. Adesso stiamo passando la base coat, base, sarà molto vichinga, quindi molto chiara, molto chiara. Andiamo da un colore abbastanza scuro, un tono medio che sarà la nostra ombra. Tizia ha veramente due quadricipiti da fare invidia. Mamma mia. Sto io dipingo un po' di buccia d'arancia. C'è un po' di texture di cellulite, che dite? Non l'ha mai dipinta nessuno la cellulite, adesso no, lo faremo noi per la prima volta. Ciao Simo, grande! Io sono deciso di fare gli altri due da 70 o passare personaggi. No, levati subito questi da 70.
Apriamo un poll. Chi vuole che gli faccia la cellulite? Grande Timo, che dici? Che ci racconti? Grande Dave. Guarda, penso che comunque col quadricipite che si ritrova me la sprizzi via comunque. Anche se gliela dovessi disegnare, talmente tanti muscoli. L'attimo dopo non ci sarebbe più. Ha più muscoli di me, ci vuole poco, sì. 70 fatti così. In che senso, sa? Ok, adesso andiamo a coprire tutte le aree macchiate e poi iniziamo a lumeggiare, ragazzi. Ok, come ho detto, ecco, detto, vedrò sempre. Ok. È la parte più importante. È una donna, è una donna. Non c'è un risultato. E poi in realtà è la stessa della serie di questa qui che avevo fatto, versione orca. Che teneva il prosciuttone. Io l'ho fatta orchessa e invece era umana. Mazza, sei brutto. Oh, mo la rendiamo carina, dai. Non mi stupirei se non fosse depilata sulle gambe. Purtroppo non si può vedere perché gli stinchi sono coperti. Belli, anche Conan era depilato. Belli, anche Conan era depilato sulle gambe. Non era super depilato. Non mi dico sfarzi. Lei è Barbara la sbabbara. Hai i peli pure sulle cosce. Vabbè, Sara, dillo, dillo che sei invidiosa, che vorresti questo fisico, questo super fisico. Pure due bei labbroni. No, comunque, a parte tutto, posso dire che è straproporzionata, eh. Nonostante la mascolinità, eccetera, è colpita veramente.
Ok, dai, andiamo. Possiamo iniziare con l'incarnato. Siete tutti invidia. Sappiamo, lo sappiamo. Allora, adesso andiamo con l'Elven Skin puro e vediamo quanto schiarisce. Ok? Dal caso, se schiarisce poco, andiamo ad aggiungere una punta di Pale Skin. Ah, va bene. Sempre andiamo a schiacciare tutto quanto, poi dopo ci preoccuperemo della sfumatura. Così quasi mi metterei gli occhialoni. Quasi quasi. Però la cosa è più da Berta. Vero. Vabbè, considera che sta calcando, eh. Sta tipo modalità Basic Instinct. Si servono gli occhiali, sia mai che la fai brutta, vero? Non neanche così va fatta bella. Per forza. Diciamo che con questo tono un po' più chiaro andiamo sì a impostare le luci, ma andiamo anche a coprire ups, quasi il 90% della mini. La fa richiara di carnagione, ovviamente. Possiamo avere troppo stacco.
Ho delle orche che devo preparare la merenda ed Eli. Assolutamente, va benissimo. Qui. Lui, ma come va con The Witcher? Non ce n'è più parlato. Stai facendo troppo la gnorri. Oddio, hai ragione. L'ho appena ricordato. L'ho finito ieri. No, ma dai. Grande. Ma pure le espansioni, quelle cose lì. E l'ho ricominciato. Oh mio Dio. Ma come l'hai ricominciato? Adesso vuoi fare tipo tutte le risposte cattive? Vuoi fare l'altro finale? Grande. Io lo feci con Fallout questo. E Skyrim. Vabbè che Skyrim è tipo il never ending game. Diciamo che che la prima volta non ho lasciato nemmeno un punto di domanda, adesso sto seguendomi in questo. No, guarda chi c'è, la nostra Super Sunny. Ciao, grande, come stai? Insomma, ieri si dicevano, se tu metti il filtro blur, è una figata perché comunque sia si vede ma non si vede. Tipo specchio satinato. Così comunque vedevamo che disegnavi, ma vedevamo tipo le sagome a grandi linee. Era figo, secondo me. Poi per farlo vedere ancora meno, mettevi tipo doppio filtro in bianco e nero. Praticamente ci sta su. Tu c'hai Streamlabs, vero? Ci sta filtro. Comunque tutto ok, mal di testa. No, mannaggia. Filtro. Dopo ti passo un video su YouTube perché c'è uno che fa il tutorial. E praticamente lui che fa il blur per la chat del videogioco, no? Che è tipo World of Warcraft OBS. Va bene, lo puoi fare pure su OBS. Praticamente hai la chat, non ha visto tipo World of Warcraft in basso a sinistra. Allora, per diciamo renderla blur, mette tipo un doppio, cioè mette il doppio capture screen, una cosa simile. La riduce poi quella lì, prende solo la sezione della chat e sopra ci mette filtro blur. E quindi c'è solo la chat sfocata. Dopo ricordamelo che te lo passo il video. E che ti volevo dire, OBS, come hai fatto allora a mettere quella cosa fighissima che è apparsa quando tipo ho visto è apparso un avatar? Non mi ricordo se era per la sub oppure no. Perché pensavo fosse qualcosa di un widget già preimpostato di Streamlabs. Perché per mettere queste cose Streamlabs è più facile. Un alert, sì, era un alert. Tipo tutto in 8 bit. Era puccioso.
E mi hai detto, ah, mi sa quando hai fatto lo shout out? Qualcosa di simile? Ricordo. Devo rivedere la live. Però è proprio all'inizio, quando sono entrata. Prima Avatars. Ah, ok. Welcome back, Latte. Anzi, sì, mo. Quindi quello lì praticamente come funziona? Ogni volta che entra qualcuno, gli si forma l'avatarino e quindi lo fa tipo il pop-up al centro del coso, il pupetto che gira. È apparso tipo al centro dello schermo e poi dopo è andato giù. E scrivono su WhatsApp e mi butta fuori. No, Fagiano. Guarda, se tipo hai l'iPhone e hai aperta la chat di Twitch, cioè hai aperto Twitch, se tu fai lo slide up, lo swipe up, ti va in pip. Non è una parolaccia, ma è come si chiama. Vabbè, quella. Grande, Just, che dici? L'ho scaricato su Steam. Su Steam? Che dai, devi spiegare queste cose. Yes, dato che è riservato ai sub, se fai lo shout out ti si ingrandisce. Ah, vedi che figo. No, oh, lo devo fare pure io. Assolutamente. Io abbiamo iniziato già con il 50-50. Tutto bene, non ci si lamenta, te? Tutto bene, tutto bene. Fa l'ultimo stream prima di partire per la settimana bianca. Poi abbandono questi ragazzotti. No, non è vero, non li abbandono. Li tormenterò su Discord con tutte le foto. E vicino, andiamo a Cortina stavolta. Comunque ti puoi cambiare outfit, ci sono le impostazioni sotto. No, ma che figata! Basta, dopo vado a sperimentare. Ok, l'avevi detto. A proposito, ragazzi, se non la conoscete ancora, vi consiglio assolutamente di andarvi a vedere. Sunny, libera di farti l'auto shout out. Di andare a vedere il canale e seguire il canale Twitch della nostra mitica Sunny. È un'illustratrice bravissima che lavora con Photoshop e fa dei disegni veramente fenomenali. E a breve, quando rientro dalle vacanze, ci faremo una bella live insieme. Roma Cortina è vicina per te. Sì, a voglia. Ma che cosa? Fatti subito lo shout out, Sara, glielo fai tu. Per me ogni montagna è vicina, Sara. Sono talmente tanto tossica che potrei dirti che anche Whistler e Aspen è vicino. Beh, voi siete vicinissimi, ovvio. È tutta invidia la mia, però. Per non demoralizzarmi, dico che sono vicina anch'io.
E già se lavoro che dici come va? Cadem. Grande, grazie mille per il resub. Lo sai, devo iniziare a mettere la musichetta con il sub. È un must. Tanto solo il mio poi non funzionerà. Sicuro, sicurissimo. Opla. Allora, iniziamo ad aggiungere un po' di pale skin. Ok? Quindi ancora più chiaro. Restringiamo l'area, ovviamente. Dobbiamo creare volumetria. Ovviamente ci concentriamo di più su questo lato qui a sinistra perché è dove abbiamo il punto focale rispetto a destra. Ricordate, no? Anche per la. Sono sub da più mesi di Sara. Grande. Quanti duel, Wii?
9? Guido 9 è un parto, ha partorito tipo il mese scorso. Ciao a tutti, vado, ci becchiamo. Ciao Simo, grazie per essere passato. E ci ho visto un po' a capire come fare. Un in più, 8. Sì, Sara, tutte scuse perché non voleva attivare. Non voleva darmi il Prime, capito? Allora, rimettiamo un po' di 50-50, così andiamo a sfumare questo lato qui. La parte penso si vedrà pochissimo perché è sicuramente la parte che sta coperta dalla pantera. Questo mese faccio il nono grande. No, no, proprio perché sono mongola. Fagiana. Vogliamo bene lo stesso. Ok. Correggere due o tre sfumature qui. Here and there. Dietro veramente poche lui. E sulla spalla. Ok. Incarnato fatto, ragazzi. Abbiamo messo una mezz'oretta, dai. Ci può stare. Adesso occhi, torno subito, va bene. Occhi, mi devo mettere gli occhiali. Olè. Yo, Yandra, che sono venuta a salutarti, lo vedrò un altro giorno, va benissimo. Grazie per essere passato. Mi raccomando, studia, eh. Ovviamente gli facciamo gli occhi di ghiaccio, ragazzi.
Motivo per cui odio partire dall'internato e non dagli occhi, perché poi manchi tutto intorno. Di andare a sistemare 20.000 volte. Oggi ho fatto la cavolata. Questo pure scrivesse. Vado via 2 minuti e fai cavolate, finisco domani quando sono un po' più libero. Sì, faccio subito cavolate. Ora recuperiamo. Ok, ora nero, la pupilla, nero, aspettate, vado a prendere il nero che non ce l'ho, dove sta? Taglio. La telecamera che si muove quando ti arriva? Che senso? Yo, thanks a lot for the follow, Vic. Grazie mille per il follow. Che senso la telecamera che si muove? Sono persa. Hai preso la telecamera che ti segue quando ti allontani dal tavolo? No!
No, ho messo l'altra webcam che sta sullo schermo. Quando mi sposto faccio lo switch di scena. Sì, te la sei sognata. Figa come idea, ma te la sei sognata. Ok, allora adesso aggiungiamo un pochino di blu e rosso, così abbiamo, e incarnato, così abbiamo colore leggermente più puro, violetto quasi, che ci serve per aumentare l'intensità dello sguardo della tizia. Ok, adesso facciamo il white spot. Quindi prendiamo il bianco. Perfetto. Ora col nero ripassiamo.
Ok. La vichingona è fatta. Adesso sistemiamo i capelli. Devo controllare una mail. Adesso si può. Ok, non ci serve più. Allora, stai dipingendo, Sara? Internet, elaborare. Di che colore le fai i capelli? Sto prendendo base coat entrambe. Allora, i capelli sto ragionando perché nera è brutal, troppo brutal. Quindi penso che la farei stana. Stana scura. Vediamo. Sì, è un sacco brutal, soprattutto il sopracciglione. Potrei pure farla con i riflessi nera, con i riflessi marroni. Ora ci ragiono un attimo. Grazie mille per il follow, Hera Models. Wow, thanks a lot, guys. Ok. Che se fa? Niente, stava rispondendo email per la produzione per domani, che c'è il ragazzo che oggi ha fatto il vaccino e quindi male non è potuto essere di turno. Muscia si è spenta. In che senso, raga? No. Oh, vedete? Prova. Crashata, ragazzi. Ci sono? Oh. Ah, ok, no, ero per sapere. Ok, mi fate prendere i colpi. Stavo rispondendo una mail. Ok, l'importante è che lo stream sia a posto. Io cazzeggi, si sa. Che a lui si perde ogni tanto in bocca, dice no, oh, che stai a fa? Sta a fa niente, sono spenta muscia.
Vai prende l'ansia. Oh. Allora, proviamo un attimo col marrone. Se ci piace. Sì, però Mary, rimettilo il marrone. Marrone scuro. Sembra tipo Monica Bellucci, Dio buono. Questi labbroni. Raga, lo so, io vi ho viziato che io tutte le 2 ore e 40 che faccio streaming, cioè di Mingo a palla, vi ho viziato, andate negli altri canali, sono 2 ore e mezza di chiacchierate stronzate e gli ultimi 10 minuti di pittura. Ma con tutta la bella roba che c'è da stampare, perché esso, essa, prima di tutto. Fa tanto contrasto con i capelli scuri. Anche il gatto è nero. Infatti. Grazie, da. Ogni riferimento a cose e persone comunque era puramente casuale. Sì, diciamo che la tengo così, dai, con i riflessi marroni. Castani, mori. Faccio un po' tipo me, che c'è il riflesso. È nera, però c'è il riflesso rosso. Cioè, sta. Devi perdere altro tempo. Sì, infatti. Infatti. Siamo qui per imparare a dipingere, ragazzi. Non per cincischiare. E se si sgranchiva andando a fare un giro, eccola là subito. Guarda, puoi stare tranquilla che sono talmente tanto pigra che una volta che mi sono seduta su sto sgabello non mi ci alzo più. Ah, Dave, comunque te lo dico, ti avverto. Hai visto, l'altro giorno mi hai mandato la foto della sella, no? E ti stavi guardando le luci, i riflessi. Considera che sta, vuol dire che sta diventando una malattia per te la pittura, perché anch'io ogni tanto mi impallo, guardo le cose, guardo i riflessi, me li studio, dico, ma guarda che figata, che luce che fa. Quindi, sì, mi dispiace. Sei entrato in quel brutto loop. Come considerate, tipo per un periodo stavo studiando semiotica, no? Porco Dio, vi giuro, ho dovuto smettere di studiare perché qualsiasi cosa vedevo, come si vestivano le persone, le pubblicità, qualsiasi colore vedessi in giro, ogni cosa gli dovevo dare un significato e mi partiva un trip allucinante in testa. Ho detto no, vabbè, basta, non posso studiare più sta roba, sennò divento psicopatica. Sì, drogato, sì, ho usato un eufemismo. Io ci sono da 15 anni per la fotografia. È tipo un trip quando ti infighi a fare queste Sì, sto castano scuro con i riflessi marroni mi piace da morire. Bellissimo. Capito perché non voglio prendere la stampante del D e poi finisco per sniffare la resina?
Devi. Quella devi assolutamente prenderla. Non ci sono. Will, sei pronta a ritentare la sorte? Dai, l'altra volta per un pelo, magari questa è la volta buona. Ho aggiunto un pochino più di rosso per mettere qualche riflesso in più. No, non si vede tantissimo dalla telecamera. Foto. A meno che non zoomiate, credo. Sì, però così mi piace. Tipo Xena, ragazzi. Facciamo tipo Xena e Smaug. Sì, perché ormai il tigrotto ha deciso, il panterone ha deciso di chiamarlo come mio gatto Smaug. No, no, facciamo Xena e Smaug, fighissimo. Ora gli devo tagliare un'ascia e mettere il disco che cavolo aveva. Bella, bella, mi piace. Ok. Allora, adesso. Tada. C'è gente che vogliate fare le cose, saltiamo addosso. Allora, ricordo. Ah, se riprovavi, se ritentavi la sorte con. Si chiama con la cosa la stampante. Ah no, quello è un bracciale di ferro. Ok, perfetto. Vabbè, facciamo i mutandoni marroni. Non so se sperarlo o meno. Dai, dai, che l'altra volta mannaggia per uno. Immagino la rosicazio magna. Anzi, Massimo. Un marrone scuro per fare ovviamente gli avambracci qui. I pellicciotti. In realtà di cuoio l'armatura. Però per richiamare quella del gatto, la cordurata. Ok.
po' di speed painting, che essendomi reso conto che dobbiamo fare metallo non metallo, dopo ci mettiamo troppo tempo. Oggi la volevo finire. Vabbè, i talloni glieli facciamo quando la mettiamo. Coso, quindi quello è dorato, quello è dorato. Quello è dorato. Marrone. Marrone. Poi io glielo faccio rossiccio. Io lo faccio come la sella, pennellino, marrone, pure marrone. Poi gli mettiamo pure la neve sulle spalle, facciamo carina la faccia. Però ovviamente questo lo facciamo al prossimo streaming. No, ho macchiato la pelle. E ciccia. Ok. Dov'è che mi ha tornato qua dietro? Solo. Ok, bomba. Te la copri con la neve. Che stress, Sara, che stress. Abbiamo capito che non ti piace. Oh, straxina. Come al solito, tu è tutta invidia, tutta invidia. Cazzeggia. Cioè, pure Davide prima mi ha mandato un messaggio in privato, ha detto no, pure io voglio i cosciotti di sta tizia. Lo so, ragazzi, ormai la vostra è tutta. Allora. Allora. Faccio un attimo la foto per l'incarnato, così i ragazzi da Green Stuff sono contenti. Lascio una fotina prima di partire. Mi killano. Però anche tu, Mommu, a svelare queste nostre conversazioni segrete. Lo so. Dai, non è coraggio sul pubblico. No, fa lo gnorri, fa. Lo ignora il nostro Dave. Ok. Opla. Allora, diamo un po' di golden flash al nostro marrone. Di arancione pure, e mi piace. Andiamo a fare le lumeggiature.
Proprio veloce veloce. Adesso sono in focus. Il pellicciotto io glielo voglio fare sul blu hat. Quindi partiamo dal blu del gatto. Che praticamente ha usato un altro Smaug per farsi sfumato pellicciotto questa tizia. Invece di fare gli Yag di Agnello sono gli Yag, anzi di Muntone, sono gli Yag Milodon. Ci siamo quasi. Praticamente gli andiamo a fare come su Smaug il parto ovviamente da una base più chiara e ora lo andiamo a lumeggiare ciocchetta per ciocchetta, tanto sono scolpiti bene, quindi siamo avvantaggiati. Poi ci andiamo a fare il metallo non metallo. E una volta che si è asciugato per bene tutto il pellicciotto, praticamente andiamo a fare un glaze nero per andare ad abbassarlo di. Ok. Come ho fatto per il pelo di Smaug. Vi ricordate che la live era troppo blu sto gatto. Ho aspettato il giorno dopo, leggerissimo glaze nero. Abbiamo risolto. Dai, dai, che abbiamo.
20. Ce la dobbiamo fare. Ok, gonnellino qui e dovremo aver finito. Attenzione che c'è. Non dobbiamo assolutamente macchiare. Ok, ora prendiamo questo sandwiched bone, andiamo a mischiare un po' con il nostro veneno e andiamo a lumeggiare, basta una striscetta tocca. Poi poi ci pensa il glaze nero. Andando di taglio acceleriamo perché praticamente abbiamo diciamo, l'effetto del dry brush, no? Che il pennello si appoggia e prende le parti che sporgono, però non è asciutto il nostro pennello, anzi aiuta a velocizzare la cosa. Questa cosa di qua.
Duonnellino. Fare questa cosa in realtà viene meglio con un pennello a punta larga, quindi punta corta e cicciotta, perché prende meglio la ciocchina. Invece così, diciamo, ci si sposta un po' il pennello magari a destra o a sinistra, quindi dobbiamo essere un pochino più precisi. Ah, manca l'interno qui, mi sono dimenticato. Guarda che si vedrà pochissimo. Ok. Pellicciotto. Adesso mi sbuccio un mandarino perché mi sta venendo un buco allo stomaco. Su come sbucciare un mandarino, ragazzi. Opla. Elwin, stai dipingendo? Tanto adesso ci manca solo sì, il metallo non metallo e le due asce. Li facciamo con beige e poi sfruttiamo il Seraphim Seppia. Il Seraphim Seppia per fare le bende, no? Che va tutta nei recessi. Opla. Allora, partiamo dalla base marrone. Macchiato la ciccia. Poi.
bracciale sul braccio, glielo facciamo. L'anello sulla schiena argentato. E niente, ci avambracci. La nostra base per lo ok, adesso iniziamo a schiacciare tutto quanto come l'altra volta per il tigrotto, quindi con un'ocra, mischiandolo al arancione per fare il medio. Ho finito di spargere mandarino ovunque per lo e poi vaniglia per il tono chiaro. Sempre io becco le clementine con i semi, che cavolo. Che urto. Ok. Un attimo il bracciale, lo posso vedere tutto. Allora, andiamo a prendere no. Iniziamo a schiacciare le luci.
Altro spallaccio. Ovviamente dal lato dove serve lo manteniamo più scuro con toni più sull'arancione. Però intanto gli passiamo il giallo dove serve, perché se c'è giallo potrà mai sembrare dorato. Ok. Giusto per marcare di più. Ok, e così inizio ad avere una parvenza di dorato. Mi sono dimenticata giustamente di fare qua fette dorate. A rimettere il giallo. E ora inizio ad aggiungere l'arancio. Ocra. In modo da avere tono medio. Scusate, sono andata focus. Sono proprio fuori dalla camera. Eccomi. È stata requisita la Switch. Beh, direi. Aggiano. Sì, a lui devo dire che secondo me avere un'adolescenza, diciamo, da nerd con videogiochi, eccetera, ti aiuta di più a gestire questa cosa.
Nel senso che giochi e compri senza pensarci due volte, o se riesci a calmare. No, nel senso che comunque sia. Sì, noi nerdiamo da morire, però è controllata la cosa, no? Almeno facciamo credere che sia controllata. La sua è proprio così, out of control. Ha proprio quel craving, quella bramosia di giocare che se la porta via. Oggi ho fatto un sacco di cose, ho giocato tipo da quando è iniziata la live, quindi. Grande Perandisk, che dici? Benvenuto a questa nuova live. Stiamo facendo la Raiderina, abbiamo deciso di chiamare Xena. E quindi avremo Xena che cavalca Smaug. Nel frattempo abbiamo l'epicità degli Audio Machine che ci fanno compagnia. Queste sono quelle canzoni che vorresti come colonna sonora della tua vita. Qui mi vedo mentre cammino, no? In sottofondo c'ho questa colonna sonora. Fissimo. Vi capita mai? Sono psycho solo io. La mia è quella che fa oh no. Sì, è vero, so. La tua può essere solo quella. Grande. Figo, figo. A me tira un sacco su di morale sta cosa. Tipo quando mi abbattono. Vado tipo in emo mode. Perché sì, anch'io vado in emo mode. E immaginare qualche colonna sonora nel momento e mi passa la crisi. La mia dice buonasera the universe on fire. Vado. Quindi con passo fiero e orgoglioso bisogna assolutamente stare attenti ad lui. Consentino a Mana Play lo fate, eh? Io in quel periodo, se ho finito gli esami, volentieri. Volentieri proprio. Anche così conosco il mitico Jackie. Ah, è già passato un anno da quando avete fatto il Modena Play, raga. No, ma ti pare che è già un anno? Ah, l'hanno fatta stand. Infatti mi sembrava, dico, ma possibile? È già passato un anno, madò.
Che ha fatto la ring light, ma veramente? Bisogna vedere se è buona come la nostra. Ma ce la dobbiamo montare? Dobbiamo andare a studiare qualche cosa di ingegneria per montarci sta cavolo di lampada. O è plug and play. Sto continuando piano piano a sfumare, ragazzi. Andando avanti e indietro con i rossi, gli ocra, i rossi, scusate, gli arancioni e gli ocra, che non trovo la sfumatura che mi piace. E tra poco passo alla fase di profilature black lining, veramente a breve. Io vi saluto, che mi riposo un po' prima di uscire, va benissimo, Sara, grazie per essere passata. Sembra proprio in play, ma è più piccola della tua, più simile alla mia come misura, è più cicciotta, ho capito. Mi ha appena girato il mio amico, faccio pega, solo luce calda o fredda, madonna, ed è più piccola della mia. No, no, serve la neutra, oh. No, si sballa tutti i colori e risai punto a capo. Allora, andiamo a mettere un po' di vaniglia. Ok, di arancione sulla cinta glaze perché
Aspetta, sopra è rimasto meno bellino caldo, quindi caldi un po', mentre sopra andiamo freddo per eccessivamente. Perfetto, mi gusta. Uè, Matti, che colore sonora è? Sono gli Audio Machine principalmente. Dopo la metto su Discord, sul tab Music. Eccola live. Ok, adesso andiamo a profilare, ragazzi. Quindi nero e marrone. Che dici, Super Matti? Come stai? Ti ha dato il cambio per Sara? Profiliamo. Vado ora se non chiacchiero, ma devo trattenere il fiato per fare le righine il più precise possibile. Sono appena arrivata a casa. Ah, vedi, vedi. Anche se è in ombra qua dentro dobbiamo farcelo oro. Ok. Oops. Allora. Il segno che va blu e il cosino rosso, come per grotto. Gli scarponi profiliamo dove possibile. Veramente piccolo. Stai dritta, una parola sta dritta proprio per fasti cosini, aspetta.
Scusate. E che ci manca questo, il bracciale. Sai questo pezzo qui degli Auto Machine che mi ricorda tanto? Mi ricorda il... Non so se ci avete mai giocato a Journey. Un gioco bellissimo che oltretutto la colonna sonora ha vinto pure i Grammy Awards. Vabbè, dopo un macchiato ripasto. Sì. Guardate, sono letteralmente 2 ore di gioco. No, 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 quello dell'astronauta è No Man's Sky. Journey è un altro gioco, dura 2 ore. E vi giuro, ragazzi, cioè, quando lo finite, le lacrime agli occhi. Conosco solo il gruppo musicale anni 80. Allora, aspetta, ragionare. Pezzettini argentati, quindi il bracciale. Guarda, se ti vuoi vedere anche il video su YouTube di No, sì, No Man's Sky, di Journey, che non ci vuoi giocare magari. Ah, è... Lacrime. Veramente un gioco pazzesco. Poi è di quelli proprio veloci, veloci, tipo indie, veloci. L'ho fatto giocare pure mia madre, quindi considera. Veramente facile. Non è un rompicapo. È più un'esperienza. Esperienza da vivere. Don't stop believing. Journey. Ma sicuramente se lo scrivete su Google e vedete la copertina lo conoscete. Ora. E vinse i Grammy. Colonna sonora vinse i Grammy. Pazzesco. È proprio uno di quei giochi che ti lascia il segno. Proprio l'esperienza che ti fa vivere. Bello. Quei ragazzi che l'hanno fatto sono stati dei fenomeni. L'amoroso qua di fianco annuisce. Grande, ci ha giocato allora. Ah, davvero? Cioè, ti ci chiudi dura 2 ore, ma è un chiudertici piacevole, non è di quelli pesanti. Proprio vuoi arrivare alla fine, il prima possibile.
Siamo quasi, ragazzi. E poi passiamo al glaze sul pelo. E andiamo anche a fare. Vediamo, okay, abbiamo 40 minuti più o meno. Diciamo che tanto il grosso l'abbiamo fatto. Le asce, sì, adesso le facciamo tutte grigie. Dimentica di profilare dietro la cinta, facciamo il volo. Facciamo un po' di texture sul cuoio, poi dopo fare vari glaze marroncini. Allora, qui dobbiamo innanzitutto perché è molto là. Il gonnellino qui, le borchiette gliele faccio sentate. Io direi no, prima facciamo le asce e poi la attacchiamo e finiamo. Ah, vuoi provare, eh? Proviamola su sto micione. Vediamo come sta venendo. Ah, figa. Dai, incolliamola. Colliamola e facciamo il resto. Ok. Un po' di zoom out. Ok. Grande, se non vedete male. Ok, mentre le asciugo mi finisco il mandarinas.
che si asciughi. Leggero glaze sull'arancio. Rifare l'oro per quella del gatto. Grazie, Matti. Più simile. Ok, qui il cuoio, texture, poi andare con un bel glaze. Yarda, me gusta ragazzi. Allora, facciamo intanto il glaze nero. Cielo. Marrone e nero, finiamo carbone. E poi non si capisce perché è nuda, ma quindi scarponi. E beh, versione Ugg. Penserò anch'io, tipo all'inizio dell'inverno, quando è ancora autunno, in casa sto con gli shorts, ma sto con gli Ugg. Come vedi Armando che mi guarda e mi vede, ma che. Cazzo, se c'hai freddo, mettiti i pantaloni lunghi, no? Quindi sta tipo vestita come sto io.
scena, fa più scena. Ok, dai. Allora. A passare le parti argentate, sì, argentate dico di pietra. Lascia. Grigio. Cos'è quella cosa? Pinzetta? Sì, era una pinzetta, ho provato a levare un po' di Brit che mi era rimasto incastrato nello stivale. Queste pinzette sono perfette perché hanno una punta assurdamente precisa. Andiamo ad aggiungere questo tipo gris pietra. Grigio pietra. Quasi, quasi dry brush. Devo prendere così, invece ho preso quelle delle cose imbarazzanti. Brava sei, brava. Poi mi pare che la green stuff ce li ha proprio quelle lì. Ok, adesso aggiungiamo un pochino di vaniglia. Quando avrai lo sconto del 20%, minchia, il 20% è tanto. Ci proverò, ci proverò. Mai dire mai nella vita. Noi facciamo tipo una petizione. I mushling reclamano 20% da green stuff. Siamo quasi ragazzi, mancano le fascette. La cosa rossì.
Ah, non ti ho mai detto, ho usato il set di bianco e nero e quello dei rossi, ma entrambi. Ho usato più il set bianco e nero che quello dei rossi, ma entrambi mi piacciono molto. Non dico gli scarponi Manowar, assolutamente. Consistenza un pelo liquida, ma funziona davvero bene. Sì, allora c'ha quella consistenza che sì, sembra straliquida, che dice, oh mio Dio, adesso come farò? Però se ci fai caso copre un botto e sfuma da Dio. Anch'io la prima volta che l'ho visto dico, oddio no, sono di quelli super liquidi, eccetera. Invece e ci riesce a lavorare veramente molto bene. Dai ragazzi, che ci siamo quasi. Però cordicella. E che devo fare? Che devo fare? Mi sono dimenticato. E ora ci manca solo le fasce, quindi. Andiamo di beige, non li uso per le commissioni, però uno spesso. Sì, assolutamente. No, no. Per le commissioni no, A meno che non sia una commissione tipo un busto, queste cose così. Io me li risparmio. Non sono degni. Allora, adesso la sto finendo per dire che l'abbiamo finita. Poi la prossima volta tanto dobbiamo fare la basetta. E dove c'è da ritoccare, andiamo a ritoccare, ragazzi. Consideriamolo ancora un whip, diciamo. Però, insomma, una parvenza di finito gliela volevo dare.
Guarda se vado fuori dalla telecamera. Come sempre la pensiamo uguale, esatto. Spero mi vengano bene le foto perché è buio. No. Ci proviamo. Se uso la wash, anzi ne so, vado diretta con il bianco, mi piace come posso. La prossima volta quando? Se non mi ha detto che vai in America, no, veramente domenica vado vado a Cortina, parto per la settimana bianca, quindi per ora è solo settimana bianca, ragazzi, tranquilli. America, se tutto va bene, ci vado a fine aprile. State tranquilli. C'è tempo. Però l'America è assolutamente da vedere come cosa. Soprattutto per una questione di finanze. Ecco qua la nostra guerriera. Ce l'abbiamo fatta. 2 ore e 45, yeah. Niente ragazzi, prossima volta facciamo basetta e sistemiamo tutte le cosine. Sì, esatto, intanto me ne vado a cortina. Vi gusta? Ora gli faccio delle belle foto e vediamo un po', la resa. Grazie mille per il clap. Allora, ragazzi, un super mega bacione, grazie mille per la compagnia e ci sentiamo su Discord. Molto bellina, grazie. Ciao ragazzi, un bacione!